1993, nei titoli di coda di Storia di una capinera, dove si racconta dell'amore contrastato tra Maria e Nino nell'appestata Catania dell'Ottocento, un secondo prima della parola fine, il maestro Zeffirelli ringrazia e saluta un altro Nino. Ha messo il mio nome nella Storia di una capinera, nei titoli di coda, per un'amicizia serena, affettuosa, e a giorni proporrò la sua nomina a senatore a vita. Cioè suo collega. Ieri infatti a Palazzo Madama rieccolo Nino Strano, occhiali scuri e maglione sulle spalle, mentre dissente a modo suo sulla fiducia a Prodi dell'ormai ex udeo Cusumano. Ripetuti ingiuriosi e violenti epiteti, riassume eufemistico lo stenografo del Senato, ma non rende l'idea. Pentito assolutamente no, indubbiamente qualche parola è stata eccessiva e di questo ci si è chiariti oggi con l'amico Lucio Cusumano. Catanese 58enne, imprenditore, carriera tutta all'interno dell'MSI prima e di AN poi. Ieri la grande ribalta che come sempre porta con sé i pettegolezzi. L'arcigay oggi lo ha invitato a scusarsi per gli insulti e casomai a fare outing da destra. Da parte mia c'è sempre stato un grande atteggiamento di apertura verso il mondo omosessuale che io da eterosessuale convinto rispetto e ho valorizzato in tantissime occasioni, ad esempio nella mia città. Tumult bricht aus. Der Senator wird ohnmächtig. Senators supporting him were unable to restrain their enthusiasm and opened bottles of champagne to celebrate Mr. Prodi's defeat, getting told off by the speaker, who reminded them they weren't in a bar.